L'Agropoli batte 2-0 la Cavese e si porta più 4 sulla zona playout, nella quale invece sprofondano i metelliani, giunti al Guariglia però con tutt'altre ambizioni. La formazione di mister Pietro Pinto nei primi minuti appare ben messa in campo e prova a pungere l'Agropoli grazie agli spunti di un ispirato De Rosa, che già al secondo minuto chiama il portiere bianco-azzurro Capozzi al miracolo. La buona prova degli Aquilotti dura però soltanto 20 minuti, il tempo per l'Agropoli e soprattutto per Guido D'Attilio di prendere le misure agli avversari. Al centrocampista classe 94, scuola paganese, basteranno due conclusioni per trovare la rete. Al 20° un primo tiro finisce in angolo, al 26° invece il numero 11 agropolese non sbaglia, cross di Montano e ben appostato D'Attilio sul secondo palo centra la porta, difesa da D'Antuono. 1-0 è terzo gol di D'Attilio in carriera alla Cavese. Dopo il gol gli ospiti non hanno la giusta reazione, l'Agropoli si limita a contenere e ovviamente lo spettacolo ne risente. Per vivere una nuova emozione bisognerà attendere il 43° quando Formidabile, bravo a recuperare un pallone dalla destra, mette il pallone in mezzo e Manzi sbaglia clamorosamente segnando un autogol da Cineteca. 2-0 per l'Agropoli e D'Antuono nuovamente battuto, questa volta da un compagno di squadra. La partita a questo punto finisce qui. Si va negli spogliatoi sul doppio vantaggio in favore dell'Agropoli. A nulla serve la strigliata di mister Pietro Pinto nell'intervallo. La Cavese nel secondo tempo risulterà assente e ingiustificata. L'Agropoli invece schiaccia il piede sull'acceleratore e prova a colpire la retroguardia metelliana in velocità. Bravissimo il Ragosta che al 12°, al 17° e al 18° ha tre buone occasioni da gol, ma è brava, seppure in affanno, la difesa degli ospiti a non farsi sorprendere. In avanti la formazione di mister Pietro Pinto, espulso tra l'altro al primo minuto per proteste, ha pochissime occasioni, un cross dalla sinistra di De Rosa per poco non finisce in rete e sul successivo corner è incoronato a mandare il pallone alto. Poi è ancora l'Agropoli a costruire e macinare gioco sull'aste Ragosta-Mallardo che al 25° però non si intendono, al 26° invece è Ruggiero a sfiorare il gol su punizione, palla che però finisce sul palo. Nei minuti finali c'è il forcing della Cavese, ma senza risultati. Finisce quindi 2-0. L'Agropoli si allontana dalla zona playout, per la Cavese invece c'è ancora tanto da lavorare.